Fascination con la S davanti è l'ultimo libro di Romolo Chiancone, bancario in pensione, nato a Canosa di Puglia, con la passione per la scrittura. Il libro, su iniziativa dell'Università Popolare, è stato presentato presso il Centro Culturale Nitti. Sentiamo l'autore. È un libro che parla di una fascinazione che una non più giovanissima single padovana subisce da parte di un attraente pittore trevigiano, e questa fascinazione con la S davanti, con i puntini sospensivi, è un messaggio che io ho voluto mandare ai lettori prima ancora che diventassero lettori, quando sono ancora solo incuriositi dalla copertina del mio romanzo, che è una fascinazione che tende a sfascinarsi, a diluirsi e probabilmente anche a distruggersi, come i caratteri craquelé della fascinazione che mostrano che si sta proprio distruggendo, sta distruggendosi. Il libro di Chiancone è stato letto e commentato dalla psicologa Barbara Zaccagnino. Ascoltiamo. In parte parla della psicoterapia, di un'esperienza di una donna che va in psicoterapia in un momento di crisi. Quindi sono partita da questo momento di crisi che è di solito quello che spinge le persone a venire da noi, a chiederci aiuto, il momento in cui sentono che perdono il controllo, fino ad arrivare poi alla relazione terapeutica che è l'elemento centrante poi di tutto il percorso, sottolineando un po' come sia importante rispetto alla relazione tra terapeuta e paziente mantenere la giusta distanza proprio per poter essere con l'altro e poterlo aiutare a riscrivere le pagine della propria vita.